Un saluto a tutti gli ascoltatori di Stapp Radio, in modo particolare a Roberta De Angelis che si occupa della messa in onda di questa trasmissione. Tini fa tana. Allora torniamo questa settimana e facciamo tana alla Roma, ai giocatori che sono scesi in campo contro il Sassuolo perché una figuraccia del genere non si può fare. Primi 25 minuti completamente da dimenticare per la squadra giallorossa che ha preso 3 gol. Era partita tra l'altro anche abbastanza bene nei primi 10 minuti, poi è successo qualcosa di indescrivibile perché praticamente in 15 minuti hanno preso 3 gol dal Sassuolo, sono stati dominati, sono stati infilati in contropiede, hanno perso delle palle tra difesa e centrocampo in maniera assurda. E non facciamo tana a Fonseca perché abbiamo visto Fonseca in panchina, la faccia di Fonseca in panchina non ci credeva nemmeno lui a quello che stava succedendo in campo. Bisogna chiederci com'è possibile passare da una grande gara come quella che avevano fatto nel derby ad una pessima mezz'ora. Perché poi nel secondo tempo comunque la Roma ha giocato alla pari del Sassuolo, anzi forse ha fatto pure qualcosa in più, addirittura era riuscita a rimontare fino al 2-3, però non riusciamo a trovare, ecco, spiegazioni come si fa a passare da una grande prestazione come quella contro la Lazio ad un pessimo primo tempo come quello contro il Sassuolo, da una gara da 8 come quella giocata contro la Lazio, alla quale è mancato soltanto il gol, ad una gara pratica, ad un primo tempo da due, anzi probabilmente senza voto non pervenuta la Roma, come quella di sabato scorso. C'è da riflettere. Dzeko a fine partita se l'è presa con i ragazzi troppo giovani, quindi credo che abbia lanciato che abbia puntato l'indice contro Petrachi che ha preso parecchi giovani durante il mercato estivo e soprattutto ha continuato a prendere giovani nel mercato di riparazione a gennaio qualche settimana fa. E quindi Dzeko ha alzato un po' la voce dicendo che ci sono troppi giovani e pochi giocatori di esperienza in questa Roma e che così non si può vincere. Insomma, credo che sia d'altronde una spiegazione logica, perché i giovani, i ragazzi di 20 anni, 21 anni, tipo Under, tipo Kluivert ed altri che alla Roma in rosa possono, vista la loro età, fare gare fantastiche e con formazioni importanti come lo era la Lazio 10 giorni fa, per passare poi a prestazioni deludentissime come contro il Sassuolo, probabilmente squadra non presa in considerazione, hanno sottovalutato l'impegno. Questo è nel DNA di molti ragazzi, ragazzini, e Dzeko, ripeto, è sbottato a fine partita. E probabilmente facciamo tana anche a Petrachi perché è giusto prendere giovani, ma insomma si è fatto male Diawara, è Cristante, non è ancora al 100% della forma dopo 3 mesi di inattività. È chiaro che a centrocampo un giocatore di esperienza, magari anche lo stesso Nzonzi, che era ritornato alla Roma, così come Bruno Perez in difesa, avrebbe fatto comodo alla causa. Quindi, ripeto, troppi giovani, Mancini, Under, Kluivert ed altri, Perez, eccetera, eccetera, Vilar, Ibanez, la Roma continua a puntare sui giovani e tutti sanno che il mix vincente è quello di abbinare i giovani a giocatori di grandissima esperienza, e alla Roma credo che a parte Dzeko e Kolarov, tra l'altro tenuti in panchina perché oramai ha quasi 35 anni, non ce ne siano. Quindi squadra davvero molto giovane, e è chiaro che si va incontro a questi risultati molto altalenanti, e non è la prima volta che succede alla Roma in questa stagione passare da prove bellissime a prestazioni opache, opacissime. Quindi ripetiamo, facciamo tana a tutti i giocatori scesi in campo e a Petrachi,
perché probabilmente non ha fatto bene il suo lavoro. E attenzione, perché adesso la Roma dovrebbe passare di proprietà, c'è Friedkin alla finestra, tra non molto dovrebbero, usiamo il condizionale, esserci le firme per il passaggio definitivo a Friedkin della società giallorossa, e forse una delle prime teste che potrebbe saltare è proprio quella di Petrachi. E tra l'altro Dzeko, attenzione, era rimasto alla Roma convinto di vincere qualcosa quest'anno. Alla Roma è rimasta l'Europa League, ma ci sono formazioni molto più forti della Roma, quindi riteniamo che anche quest'anno la Roma non riuscirà a vincere nulla. E attenzione, perché Dzeko era rimasto proprio perché Fonseca gli aveva prospettato un grande disegno a partire da quest'anno. Però evidentemente le cose non stanno andando come lui crede, e Dzeko potrebbe addirittura fare le valigie a fine stagione. Quindi, insomma, futuro della Roma abbastanza incerto, anche se sotto il profilo societario qualcosa si sta muovendo. Però, insomma, sicuramente negativissima la prestazione della Roma contro il Sassuolo. Grazie a tutti per la cortese attenzione, ancora un saluto a Roberto De Angelis, e noi ci sentiamo qualora ci fossero gli estremi per fare tieni Fattana la prossima settimana.